Ciao a tutti da Mirko, oggi facciamo il punto della situazione sui prodotti DJI relativi all'FPV. Partiamo da una delle notizie che hanno causato maggiori preoccupazioni tra gli appassionati DJI, ovvero la fine della collaborazione con Cadix FPV. Questa notizia è stata confermata da Cadix, che tuttavia ha specificato che dispone ancora di unità video e andrà avanti fino a esaurimento scorte. Sebbene al momento ci sia ancora buona disponibilità di Cadix Vista, Nebula Pro e Cadix Polar, dovremmo aspettarci in un futuro che queste VTX non saranno più presenti in commercio. Questo però non significa che non potremo più usare i nostri goggles, perché Rankam sarà il nuovo partner che si occuperà della produzione delle unità video. Rankam ha già presentato diversi prodotti, partiamo dalla videotrasmittente, ovvero la Rankam Link. Come potete notare è uguale alla Cadix Vista, specifiche, forma e peso sono rimaste invariate e di fatto si tratta della stessa identica VTX. Per quanto riguarda le videocamere a catalogo abbiamo la Falcon Nano e la Phoenix HD Nano. Tra le due sicuramente il modello da scegliere è la Falcon, che ha caratteristiche equivalenti alla vecchia Cadix Nebula Pro. Se volete risparmiare qualcosina potete valutare la Phoenix, ma sarete limitati a 60 fps, quindi non è proprio il massimo. Un'altra videocamera che sarà presto disponibile è la Rankam Wasp. Si tratterà di una cam particolarmente adatta al volo notturno, che andrà a coprire la fascia di mercato delle Cadix Polar. Il fatto che Rankam al momento sia molto attiva nella produzione di videocamere lascia intuire che queste saranno presenti sul mercato per lungo tempo. A mio parere quindi i possessori di Google V1 e V2 possono stare tranquilli. Sempre a proposito di occhiali, come sappiamo recentemente DJI ha presentato i nuovi Goggles 2, che risultano molto più compatti della precedente versione. Passando alle specifiche, abbiamo dei display Full HD con risoluzione 1920x1080. Il FOV di ogni singolo schermo è di 51 gradi. Per quanto riguarda la compatibilità con le vecchie VTX, DJI ha confermato che potranno essere usate con i Goggles 2 e con i futuri aggiornamenti. Quindi chi vorrà prendere i visori di ultima generazione mantenendo il suo parco droni con le vecchie VTX potrà tranquillamente farlo. Passando alla nuova unità video avremo l'Air Unit 03. Al momento non ci sono immagini ufficiali, ma da quelle che sono trapelate in questo periodo possiamo capire un po' com'è fatta. Per quanto riguarda le specifiche, anche queste vanno prese con cautela, in quanto non c'è ancora nulla di ufficiale. Si parla di un sensore da 1 su 1.7 pollici, una lente da 2.34 mm e un FOV di 155 gradi. Particolarmente interessante è la stabilizzazione con Rocksteady 2.0, che renderà questa nuova Air Unit paragonabile alla DJI Action 2. Tutto questo però avrà un costo stimato tra i 250 e i 300 dollari. Sulla compatibilità con i DJI FPV V2 invece questa è praticamente assicurata, in quanto già il drone Avata, che monta un sistema video paragonabile alla nuova Air Unit, è compatibile con i vecchi goggles V2. Questo significa che chi non è intenzionato a comprare nuovi occhiali potrà comunque utilizzare le nuove VTX. Al momento non ci sono informazioni sulla compatibilità con gli occhiali DJI V1 e a mio parere difficilmente il primo modello di occhiali DJI sarà compatibile con la nuova unità video 03. Chi comunque ha questi occhiali e al momento non vorrebbe cambiarli può lo stesso stare tranquillo, perché come abbiamo visto la produzione di VTX di vecchia generazione è nelle mani di Rankam. In conclusione mi sembra che DJI a questo giro abbia accontentato un po' tutti. Chi è interessato ai nuovi Goggles 2 potrà usare sia le nuove che le vecchie VTX, mentre chi vorrà rimanere con i DJI FPV V2 avrà accesso alla nuova tecnologia delle VTX 03. Chi rimane in un certo modo tagliato fuori dai giochi sono gli occhiali DJI FPV V1, ma dato che la produzione delle VTX di passata generazione è garantita da Rankam, i possessori di V1 possono stare tranquilli. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella.